This is the big, no, this is the return of the space topper. è il pezzo dei Jamiroquai, Space Cowboy. Questa la utilizziamo. This is the return of the space topper. No, 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 no. Na 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 na. This is the return of the space topper. Io non so cosa voglia dire, ma me l'hanno fatta cantare lui. Ah, così, la ripeto. Va bene, dubbio, mandiamo la sigla, quella vera. Questo. Salotto. Io eviterei riverenze, ma dato che abbiamo Giorgio qua. Già andando. Sì, stiamo già andando. Ciao ragazzi. Ho fatto il video con te che canti Space Topa, te lo dico, però. No, va bene, va bene. Non farei riverenze, ma sarebbe figo se Giorgio così su due piedi dopo aver passato una giornata con noi e mangiato e mangiato la gramigna. Io vi voglio bene. Cantasse un qualcosina tipo una siglettina per noi. No, 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 una siglettina per voi. Ficcagli la monetina nello sterno. Allora facciamo You got a space valley. You are in space valley. Insieme. You are in space valley. You are the space. Space Ballet. Ma Nicola, ma un gospel americano. Io la doppia voce. Ah, Dario. Addirittura questo voce. Per chi non lo conoscesse, ma l'abbiamo già visto nel video di sta settimana, lui è Giorgio Vanni. Ciao ragazzi. Ciao. Giorgio Vanni è la voce che ha dato la voce alle sigle, ai personaggi e alle voci da quando eravamo piccoli fino a sempre. Applauso alla voce. Accompagnato fin da piccoli. Ma davvero, ma fino, cioè io ho guardato gli anni di quelle sigle tipo i POC, ma eravamo minuscoli noi. Perché io ho iniziato con, attenzione, quando dico io non posso prescindere dal non nominare, devo nominare anche l'ammiraglio Max. Ammiraglio Max. Ciao Max. Dove sei? Max Longhi, che ha costituito insieme a me e insieme a Alessandra Valeri Manera, che scriveva i testi delle sigle, ok, li ha scritti fino a poco tempo fa, anche Dragon Ball Super, che non è la sigla di Dragon Ball Super, ma è la canzone che abbiamo noi dedicato a Dragon Ball Super, okay. E che c'ha soltanto 5-6 milioni di visualizzazioni. Così, Beh, scusate, ma quando comunque, è iniziato? Quando avete 1998 ho iniziato con Superman. 4 anni. Sì, con Superman. Devo dire una cosa. Allora io te lo lascio a te. Aveva 4 anni, Giorgio. Avevate 4 anni. Superman. Superman. Noi due. Nick aveva 2 anni. 2 anni. A parte questa cosa qua, abbiamo iniziato nel 1998. Appunto, Superuomo Superman. È quella che fa Superuomo Superman. Duda. Andiamo, che sei simpatico. Ma tu hai iniziato hai detto con Superman 1998. Cosa stavi facendo? Quanti anni avevo? Daniele, di che anno sei tu? Quanti anni? Daniele. Ma come? Daniele. Io ho 56 Daniele. Anni del 63 tu? Sì, del 63, okay. Per cui avevo 35 anni. Sì, bravo. C'è ancora il baratto. Vabbè. Avevi 35 anni. Volevo solo fare un applauso, cioè non un applauso a Daniele Cuccione, Daniel Tech, il nostro collaboratore da 2 anni. 1, 2, 3. Allora, che avevi 35 anni, ti sei buttato nel mondo delle sigle. Esatto, sì, perché sigle, già con Max Longhi, con l'ammiraglio, già lavoravamo per la televisione e producevamo molta musica. Cioè, facevate le sigle dei programmi. Aspetta, ce n'è uno, scusa. Esatto. Beh, Forza Papà. No, veramente. Non mi ricordo. Non ci Pippo, credo. Pippo, parapapapapa. Poi abbiamo fatto la Sai l'ultima, un sacco di sigle. Quindi eravate già nel mondo. Eravamo già nel mondo della musica e abbiamo anche prodotto molte canzoni e scritto molte canzoni, per esempio per Laura Pausini, per Miguel Bosé, per Cristiano De André, tante cose. Eravamo nella musica. Poi però un giorno, due giorni, facciamo due, che due che gli obbli calma, due. No, comunque non mi fate essere serio. Ma stai facendo tu? Una figura di per me è la presenza di Nicola. Hai provato a carezzare i capelli di Nicola? Una roba velocissima. Senti, ci stanno anche trapanando un muro per farsi c***o.
Nostra, ah, ma sei uscito? Stava trapanando. Mi veniva una brutta. Non c'è nessuna. No, com'è che fa? No, allora. in due giorni. Max lavorava per Piero Cassano. Ciao Piero, grande produttore di Eros Ramazzotti. Ah, okay. Okay. Ciao Eros, ovviamente. Ciao Eros. Ciao Eros, quando vuoi. Piero Cassano ha fatto due sigle dei cartoni animati. Pollon e... Veramente? Petali di stelle. E Petali di stelle, sì. Lui ha arrangiato queste due sigle. Dopodiché Alessandra Valeri Manera. Pollone è tanta roba, sì. Pollone è sbollone. Pollone combina. Ma no, non credo che sia. È questo non qua. Non è questa. È un'altra Pollone. Pollon. È questa qua. Quella Pollone. Piero, tanta roba. Perché non abbiamo invitato Piero Cassano. Hai ragione. Allora, da lì Alessandra gli ha detto: senti, ma c'hai voglia di produrre anche tu, di comporre tu? Sì. Max mi ha chiamato e mi fa: oh, ti va di fare una sigla di cartoni animati? Cavoli, certo, è musica. Io non. Ecco, per esempio, vedi che qui abbiamo beccato un argomento che è importante. Okay. Per esempio, ah, vabbè, le sigle dei cartoni animati, sì, ma poi quando fai le robe serie, ma. Ragazzi, le sigle dei cartoni animati sono serissime. E infatti, vedi, guarda, sono qua a passare. Sono serie canzoni. Ragazzi, una volta. Sì, le sigle dei cartoni animati. Adesso vorrebbero averle fatte tutti. Anche perché musicalmente poi ci sono degli arrangiamenti. Cioè, passi dal metal allo Frank. Ma da uno che ne capisce di musica. Io lo sapevo che da quando mi ha microfonato, ho detto questo qui ne capisce. È un po'. Al tempo chi faceva sigle era visto un po'. Sì, un po' come un musicista di serie B. Okay. Però a te la vivi male questa cosa? Non te ne fregava nulla. Non me ne fregava niente. Nel momento in cui mi chiedono di fare, per me, per Max, ci chiedono di fare musica, noi ci mettiamo. Per esempio, in America non si fanno. In America, in Francia, in Germania, non si fanno ste menate. Certo. Quando c'è da fare un pezzo di musica che poi servirà da sigla dei cartoni animati piuttosto che brano pop, si mettono lì e lo fanno. Certo. E lo fanno con tutta la passione del mondo. What's My Destiny Dragon Ball è stato remixato, ripreso da un miliardo di DJ. La cosa più bella, quella che viene fuori ed è questa un po', questa è un po' rappresentativa della cosa che viene più fuori, e la cosa che preferisco è quando appunto i ragazzi agli spettacoli in particolare si avvicinano a volte quasi tremanti e sono un po' in imbarazzo, perché cioè dai, posso abbracciare perché tu sei la voce, il ricordo, e questa cosa qua va bene, riempi. È una terapia fantastica. È un discorso simile. Sapete a quello che ci ha fatto Lorenzo. Lorenzo per anche della visione. Certo. E lui ci dice la stessa cosa, che adesso ci sono molte quelli che hai segnato un'era. È vero. È stato un simbolo. E infatti, proprio per questo, le sigle dei cartoni animati rappresentano un genere che assolutamente non è di serie B. Anzi, Cristina e io, quando facciamo veramente tanta gente durante gli spettacoli, tanto pubblico durante gli spettacoli, lì c'è un certo tipo di rispetto poi da parte dei tuoi colleghi, perché sono una parte importantissima del vissuto dei ragazzi, di una persona. Per cui quando mi dicono adesso che hai un pochino di popolarità, che non fai una roba seria, invece di strappargli i cappelli e staccargli le orecchie, dico guarda che questo è il mio brodo. E poi credo che voi l'abbiate un po' capito, un amore prima di tutto per quello che faccio, che è grandissimo. Infatti facciamo le versioni acustiche piuttosto che facciamo la versione un pochino più rock. Poi bellissimo, ci arrivano le versioni che sono fighissime, neomelodiche. Sono i video vistissimi neomelodiche. Perché poi mi sembra di aver capito che tu comunque sei appassionato a questo mondo nerd, anime, assolutamente cartone. Cioè, l'hai capito dal drago Sharon. Cioè, il drago Sharon che c'è sulla spalla no, ma aspetta, non lo ho o dal Pikachu. C'è Pikachu. Mi devo svestire. Drago Sharon su tutta la spalla. Bellissimo. Beh, ragazzi, qui ci metteremo anche Zoro. Drago Sharon e Pikachu rappresentano un cambiamento pazzesco per quanto mi riguarda. Certo. La mia vita, la musica, eccetera, eccetera. Zoro è il mio personaggio preferito tra tutti i cartoni. Ma tanto che hai detto preferito, hai detto tuo personaggio preferito. Qual è invece la tua sigla preferita di quelle che hai fatto? Di anche una che non hai fatto e che ti piacerebbe aver fatto, magari della tua concorrente number one, Cristina D'Avena. Beh, Cristina ha cantato Piccoli Problemi di Cuore, che ha la sigla composta da Franco Fasano, che ciao Franco. Ciao Franco. È una
tra le sigle più belle che lei ha cantato. Noi le abbiamo fatte tante per lei, però Piccoli Problemi di Cuore veramente. Io sono affezionatissimo a Capitan Harlock perché la guardavo con mio papà. Adesso se mi metto a piangere. Senti, guarda, ho finito il tempo. E poi un'altra sigla fighissima di cui vi racconto un piccolo aneddoto che è una figata che abbiamo rifatto in Time Machine, e l'Uomo Tigre. Io ho conosciuto in tempi non sospetti Riccardo Zara, l'autore e vabbè ovviamente il diciamo il un po' il capo dei Cavalieri del Re. Io non facevo ancora le sigle dei cartoni animati, cioè, ci hanno presentato e Riccardo mi ha fatto vedere il suo studio eccetera eccetera. Dopo un casino di anni ci siamo risentiti. Riccardo, ma non ti ricordi che ci siamo? Guarda, sto rifacendo il tuo Uomo Tigre. Ah, allora ti faccio un regalo. E ci ha mandato il Campione del Ruggito. No, ma il Campione del Ruggito è una figata, ragazzi. È l'Uomo Tigre. Ma non è una tigre, è il ruggito di un leone. Scusa Giorgio, no, ma questo è un po' la magia del lavoro che facciamo. Io lo so che voi vi ho visto quando abbiamo fatto il video, vi ho visto che vi stavate, cioè avete inventato un po' il vostro. Sì, bisogna imparare ad arrangiarsi, infatti ad arrangiarsi, e questo è una cosa fantastica del nostro lavoro, che ci invidiano in molti. E io ti chiedo, a proposito di arrangiarsi, quando devi scrivere un pezzo, cosa ti viene detto? Cioè tu chiaramente non ti andrai a vedere tutto il cartone animato, ti fai un'idea di cosa hai davanti e poi butti giù il testo. Allora, mi piace questa domanda perché tutte le volte che riesco a dire sinossi, che ho scoperto in tarda età che cosa voleva dire, ti mandano la sinossi, che è il riassunto, cioè c'è tutti i personaggi, e poi ci mandavano i VHS, le videocassette, che noi abbiamo tutti restituito. Come le no, li abbiamo tutti restituiti. Ma neanche fare una copia pirata. No, nulla. Li abbiamo tutti. No, noi non sono a casa mia. Per cui, niente. DVD, te lo guardavi, studiavi i personaggi, cercavi di abbinare la dinamica musicale adatta, cioè sempre Tunz Tunz, perché noi facciamo Tunz Tunz, al cartone. Ne ho cantate e prodotte insieme a Max tante, ed erano più o meno simili, nel senso che erano rivolte a un pubblico, quelle che ho cantato io, di ragazzi. Per cui dinamico, tipo Dragon Ball, per cui erano abbastanza dinamici, per cui la cassa in 4, certo. non su tutti, però ci stava bene. Era importante che sopra la cassa in 4 ci fosse una melodia memorabile, per cui il meccanismo era questo: studiare il cartone, il concetto del cartone, la storia, i personaggi, importantissimo era il personaggio, guardare le videocassette DVD e restituirli sotto lì, mandare la sigla animata proprio, immagino. A volte guardavamo l'animazione della sigla però in giapponese, tanto per capire. Stai dicendo che arriva prima la sigla dell'animazione della sigla. Abbiamo fatto due o tre sigle su un montaggio di sigla. Tipo io prima magari poi si riadatta quella di My Hero Academia, che è un po' più recente, non l'avevo visto. La sigla cantata, che è fighissimo, che ti è piaciuto tantissimo. Quello che vedi è anche quello che dici, più o meno. Sì. Però la musica veniva prima. Cioè, nel senso, mandavi a Mediaset la musica, una volta approvata da Alessandra Valeri Manera, e dopo appunto c'era il montaggio delle immagini. E molte sigle hanno un montaggio figo, cioè, però bellissimo. Io mi ricordo Oltre i Cieli dell'Avventura, che c'è questo orizzonte, ci sono Ash, Pikachu, com'è che si chiama la ragazza? Misty. Figure, com'è che si chiama? C'ho una chitarra che si chiama Misty. Sì, io sono animista, do il nome alle cose. Bello. Sì, ma tu, tipo le sigle giapponesi di Dragon Ball, io ce le ho presenti. Anch'io ce l'ho presente. Le sigle dei film di Dragon. Anch'io. Secondo me te un po' ti sei ispirato a quelle, sì, anche nel modo di cantare, può essere. Guarda, magari può sembrare questa cosa qua, non avrei nessun tipo di problema o difficoltà. A dirlo, perché mi sono ispirato a tantissimo ad altre cose, ma quelle cosa no. Ti sei ispirato? A tutto il bagaglio mio e di Max. Allora, la prima musica che ascolto, che ho iniziato ad ascoltare, funky, reggae, roba nera. Okay. Ma come è nata Astro, tipo per la famiglia, magari era in un contesto dove si ascoltava tanta musica? Sì, perché mia madre ascoltava tantissima musica italiana, impazziva per Mina, Renato Zero, cantava anche mio padre, che si chiamava Radames. È il guerriero, è il principe guerriero della Ida. A lui piaceva la lirica, il reggae e il jazz. Per cui io ho acquisito la melodia della lirica. Il dal jazz niente. Il reggae, il groove, non le quello c'è.
Allora, ragazzi, chiariamo una cosa. Sì, Giorgio Vanni non fuma. Non fumo. Forse è legato al fumo. Cioè, secondo me, dovresti, alla tua tu età, alla tua età, ancora hai una voce che. Sì. Va. Il mio socio, Max Longhi, dice: per forza, non fa un c***o tutto il giorno. Prende la chitarra, canta e suona. E lui dice: sono io che quello che. Cosa fai? Pena la voce. Perché secondo me il segreto è nella colazione. Nella colazione. Giusta colazione. Io vorrei tantissimo fare colazione. A volte ci riesco con le fette biscottate, la marmellata, un tè caldo deteinato perché ho il reflusso gastrico. Invece sei no! Un anno e mezzo che ho l'abitudine terrificante di non fare la colazione a casa. No. A me quello questa è ragazzi, poi diventa un rito. Devo prendere la macchina, andare in auto in tangenziale, mi fermo all'autogrill, prendo l'autogrill. Ma non è buona. Ti giuro sì, è da un anno e mezzo. Se è vero, ragazzi, il ginseng all'autogrill costa 1,60€, ma siete fuori. E la ciambella, il ciambellino pieno di zucchero. C'è pieno di zucchero. Il donut, però pieno di zucchero. Allora, strano che sembri ancora così giovane. Forse è la tua pizza preferita? Allora, c'è una pizza che mi piace un casino e che fa una pizzeria di Pietrelatte. Adesso sta barchetta, no? È Ortolana Extra. E vi spiego perché. A me vado fuori di testa quando ti fanno la pizza con le verdure e con dei pezzi di verdura grossi. Pomodoro piazzato lì. Sì, intero, ecco così non mi piace. Invece l'Ortolana Extra che fanno solo la taglia. Lo dico. Bravo! Tutto no. Bravo, la Giuliano è un po'. No. Sembra quasi un po' di ratatouille. Avevo un'altra domanda. Hai una sigla che o magari ti scordi il testo, o magari non sei troppo affezionato. La vuoi lasciare da parte. Come tutte. Ogni scarraffone è bella. Io sono entusiasta e orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto e anche, anche di quello che faremo. Per esempio, mi piace un casino Zoitz. Ma chi? Zoitz. Ciao, va bene. Al tre fate Zoitz. Okay. Uno, due, tre. Zoitz. È un grido di battaglia, un'arma che si scaglia. L'armatura che ci abbaglia. Zoitz. Basta. E mi incasino sul finale, sempre con le parole. È un verso travolgente, un grido travolgente che ti spone. E lì mi incasino. Mi piace tantissimo. Anche il testo di Pokémon è un gran casino all'inizio. Ma tutti quando è che dici vivo i Pokémon, quando è che dici Gotta Catch. Allora, quando dici è tutto un casino. Allora, nel bridge i ragazzi che vengono a vedermi girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò. Il primo bridge non è e tutti i Pokémon ed ogni Pokémon. Nel secondo bridge non capisco perché Alessandro ha messo ogni. Sto guardando Daniele. Mi piace così. Ma ecco, me lo sono ricordato. Cioè adesso me lo ricordo dopo tipo 10-15 anni che era tanto. Vabbè, qui stiamo risolvendo delle robe che neanche il governo. Neanche il governo. Risolviamo anche la questione inglese nelle canzoni di Giorgio Vanni. Dani, ascoltati. Allora, come componevamo o come componiamo, come compongo le sigle da ubriaco? Da ubriaco, bravissimo. Che non bevo perché ho il reflusso gastrico. In finto inglese, dobbiamo fare Dragon Ball Z. Titolo è What is my destiny? What is my destiny? Dragon Ball. Io so che tu. Testo iniziale che non esisteva era per accompagnare, per definire la melodia, era un inglese finto. What is my destiny? Dragon Ball. You know, raise a Dragon Ball. Never be back. Time is away. I never let you day. Hai capito? Poi Alessandra ci dava due sberle. Blade Boy Blade. La genialità di Alessandra e comunque del trio che abbiamo fatto era questa qua. Avevo messo giù con Max Beyblade, Boy Blade, Beyblade, perché suonava poi ragazzo lama. Che non è che sputava il lama, cioè, capito? Però Daniele che c'è. No, la figata è la genialità di Alessandra che ha tenuto babbabau. Beyblade, Boy Blade, Beyblade. Sì. Cosa vuol dire? Non c'è mica un cane. Però sì, la figata. Cosa molto jazz questa, però mettere dentro di sé. Però sai cos'è che ha capito Alessandra? Anche se alcuni suoni non c'entrano niente con il contesto del cartone così, però ti possono rimandare al cartone proprio perché c'hanno la memorability, cioè il bababau, quando fai bababau, Beyblade. E le frasi in inglese pensavamo, adesso ovviamente
quando in My Hero Academia non ce ne sono tantissime. Frasi in inglese ne ha lasciate un pochino perché sentiva che il suono era forte. Bursting Through the Clouds, dopo 50 anni hai capito che era Bursting Through the Clouds, però la figata era che quel suono lì ti è entrato. Cioè, io prima di capire cosa volesse dire ho dovuto fare 5 anni di linguistica. Io devo fare una domanda. Tu ti ha rosicato quando è entrato nel tuo campo Marco Masini? No, invece sai che ha no. fatto Shaman King. Beh, allora, ciao Marco. Ciao Marco, io vorrei aver fatto cioè è una roba tremenda, tutte le sigle del mondo. Avremmo monopolizzato. Ma non è una questione di guadagno, di business. Io amo quello che faccio. Poi sono fortunato che quello che faccio ti fa guadagnare. Vabbè, questa è la definisco l'invidia sana, quella che dici cavoli, che figata, ecco, che figata, bellissimo quel pezzo lì. Per quanto riguarda il pezzo di Shaman di Masini, mi è proprio piaciuto, me lo sono goduto, però ho detto cavoli che bello. Però è un po' ci hai goduto anche che ne ha fatto uno e poi l'ha mandato via. No, vabbè, no, non l'hanno mandato via. Perché sei tornato te al King della Sigla, dai. No, bene. Io credo che il tuo successo non può assolutamente, non deve dipendere dalla sfiga degli altri. Deve dipendere dalla tua capacità. Shaman King è bellissima, meno male che poi non ne ha fatte più. No, però è giusto che sia così, dai, stavo scherzando. Io volevo cambiare un attimo argomento e volevo informarti. Noi 2 anni fa, direi nel 2017, abbiamo fatto un video, un tonno karaoke in cui bisognava indovinare le sigle dei cartoni animati. E i metodi per prenotare, a differenza del video con te che era un campanello, quel video bisognava dire uno Giorgio Vanni e uno Cristina D'Avena. Quindi volevo sapere, adesso che ti abbiamo qui, Giorgio, e il fatto che noi usassimo il tuo nome per prenotarti dentro un gioco è una cosa che ti dà fastidio? Siete degli idioti. Ma sei simpatici, che figo. No, che figo, mi piace. Questa è stata una gran bella chiacchierata. Sì, molto bella. Dobbiamo chiudere in bellezza. Wow, anche prima abbiamo anche la tazza, così. E poi a pranzo, ragazzi, guardate, è fighissimo. Logo, così. È il logo che è fatto da Wally, giusto? Sì, ciao Wally. Se ti dovesse capitare di usarla a un concerto, mi raccomando, mandaci la foto. No, esatto, mandaci la foto assolutamente. No, io vi ringrazio, siete stati meravigliosi, simpaticissimi. Sono riuscito a mangiare la gramigna con la salsiccia, esatto. Siete bravi, mi fate ridere, ciao, grazie a tutti, ciao, arrivederci.